Tutte e due le intuizioni sono belle. La prima, direi che può essere spinta anche oltre, cioè il profeta, lei diceva, il profeta non inventa, non crea, semplicemente porta alla luce. Ed è vero questo, è vero, fa parte proprio del suo dono che diventa compito, no? I tedeschi fanno questo gioco tra Gabe e Aufgabe, no? Quindi un dono, un carisma che diventa compito, quello di portare alla luce la parola di Dio salvifica per quell'epoca della storia in cui il profeta si gioca. Sì, ma io spingerei oltre, nel senso che è Dio che vuole aver bisogno dell'uomo per rivelarsi. Cioè, perché quella frase, pur bella come intuizione, però potrebbe dare adito a un fraintendimento. Dio quasi se ne sta sulle sue, no? E c'è bisogno di uno che faccia da mediatore, che porti Dio agli altri. No, no, è Dio che spinge. E lo vedremo, a tal punto da creare delle situazioni nel corpo del profeta. Vedremo Ezechiele che soffre. Ma quella sofferenza è dovuta al contatto con Dio. E quindi c'è una spinta di Dio nei confronti del profeta e questo diventa talvolta fonte di crisi, di sofferenza. Geremia che nel capitolo 20 rinnega la sua vocazione. Non vuole più essere profeta perché ha comportato per lui, lo vedremo la volta prossima, tutta una serie di reazioni brutte da parte della sua gente. Viene eletto come un profeta di sventura e allora va in crisi. E in quel momento della crisi, un po' come in Giobbe, Dio gli si fa sentire dentro, gli fa superare dall'interno la crisi. E Geremia riprenderà a fare il profeta. Quindi è Dio che spinge il profeta, è Dio che quasi, potremmo dire così, ha bisogno del profeta per dire se stesso. Non dobbiamo pensare, a qualcosa di duplice, no? C'è la rivelazione di Dio e c'è la risposta dell'uomo. È vero questo, per certi versi nella nostra mente noi dobbiamo distinguere in qualche modo per comprendere, ma è molto più unitario. Cioè, la rivelazione sgorga dall'incontro, dalla fusione quasi, di un tocco dello Spirito Santo e di un filtro umano del profeta, con tutto quello che da questo deriva. Quindi. E questo continua, nel senso che noi non siamo profeti, non so voi, io no, ecco, però qualcosa di analogo vale per ciascuno di noi. Dio ha bisogno di ciascuno di noi per dirsi oggi nella nostra epoca, a tal punto che se uno resiste, Dio lì non si dice. Ecco la responsabilità pesante della nostra libertà. Dio per dirsi nella nostra epoca ha bisogno di una persona come me, come voi, con tutto quello che da questo deriva. C'è una manifestazione di Dio nella storia, di epoca in epoca, che passa attraverso il sì di ciascuno di noi. Quindi, diciamo così, certo che in Gesù Cristo lui si è detto tutto, ma stando all'ecclesiologia paolina, c'è bisogno delle membra del corpo di Cristo perché quella rivelazione definitiva dei tempi di Gesù continui nell'oggi con una creatività che è diversa da quella di Gesù. Ciascuno di noi è diverso da Gesù e c'è bisogno della nostra differenza, diciamolo in positivo, della nostra creatività per dire il mistero cristologico di Dio nell'oggi. E questo vale per tutte le epoche fino alla parusia.
quindi una dinamica profetica delinea anche il nostro essere nella modalità, vi dicevo sempre, di quella memoria creativa, no? Cioè non inventi tutto, come il profeta non inventava, fai riferimento a Cristo, rimani fedele a Lui, fai memoria di Lui, sei memoria di Lui, ma sei tu, non è semplicemente Lui. E vedremo questo proprio nell'Apocalisse, ci sarà questa rivelazione di Apocalisse 12 della donna che mette al mondo Cristo, il Cristo terreno, ma nello stesso tempo è madre di tutti i cristiani. Quella donna che è Maria, ma prima ancora è il popolo di Dio, è la Chiesa, ha il compito nella storia di mettere al mondo Cristo, Cristo sgorga dal popolo di Dio, ma di mettere al mondo tutti i cristiani, dare alla luce il Cristo totale, Apocalisse 12. Ecco, da questo punto di vista, già nei testi biblici, sia dell'Antico Testamento sia del Nuovo Testamento, c'è questa rappresentazione del popolo di Dio in termini femminili. La simbolica matrimoniale vuole che Dio sia raffigurato, sia immaginabile come lo sposo, e la comunità dell'antica e della nuova alleanza, sia raffigurata come la sposa. Da questo punto di vista si potrebbe continuare a riflettere anche sul concetto di maternità virginale, come lei diceva, a partire da Isaia 7,14. Io non mi spavento di questo, nel senso che da esegeta so perfettamente che da un lato bisogna appunto tentare di dire il testo nel suo contesto e quindi tentare di essere fedele agli indizi letterari che il testo ci offre per comunicarci la verità di Dio. Ma poi, come dicevano i padri della Chiesa, la scrittura cresce con i lettori credenti. E quindi si può andare avanti, certo, rimanendo sempre radicati nel testo, a trovare nuove risonanze che servono a dire sempre il mistero di Cristo nel nostro oggi in maniera creativa. Quindi sono del tutto utili dal punto di vista spirituale e della vita cristiana.